Amici di Voci dal Cilento, bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Come sempre in apertura la rubrica Info Salerno dedicata alle notizie in breve dalla provincia di Salerno. Il direttore generale dell'ASL Salerno, Gennaro Sosto, sarà in visita all'ospedale Martiri Villa Malta di Sarno, una visita programmata per i prossimi giorni, d'intesa con il sindaco Giuseppe Canfora, che in questi mesi è stato sempre in prima linea a difesa del presidio ospedaliero, e con il direttore sanitario Rocco Calabrese. All'attenzione del direttore generale le criticità dell'ospedale di Sarno, ma anche le possibili soluzioni. Sarà un vero e proprio braccio operativo a servizio dell'assessorato alle politiche sociali del Comune di Salerno, e quanto realizzerà l'associazione di volontariato Humanitas, che ha siglato in questo ambito un'intesa con il Comune di Salerno. L'intesa diventerà operativa nei prossimi giorni e vedrà l'associazione guidata da Roberto Schiavone agire concretamente in aiuto di richieste di soccorso, dal cibo ai medicinali e tutto quanto ruota come esigenza delle persone bisognose. L'avvocato Marcello Feola è stato nominato commissario straordinario dell'Ente Parco Nazionale del Cilento, Val Lodigiano e Alburni. Succede al presidente Tommaso Pellegrino, che per 5 anni ha guidato l'area protetta più grande d'Italia. L'incarico di Feola dovrebbe avere una durata di 6 mesi, in attesa della scelta del nuovo presidente dell'Ente Parco. L'unione fra i comuni di Positano e Piano di Sorrento ha consentito di accedere ad un finanziamento di circa 5 milioni di euro per la rigenerazione di spazi urbani, rientrando tra i 202 progetti premiati dal Ministero in tutta Italia. L'amministrazione di Positano ha redatto un progetto per la ristrutturazione dell'ex scuola elementare, che diventerà un centro polifunzionale. A Castel San Giorgio sorgerà presto un osservatorio regionale sulle povertà. A Villa Calvanese, edificio vanvitelliano di proprietà del Comune, sono iniziati i lavori di adeguamento per ospitare la struttura nata da un accordo tra il Comune e il Banco Alimentare. A Bellizzi è stato finanziato il progetto per la messa in sicurezza dell'edificio della scuola media Gaurico. Si tratta di fondi per 1.200.000 euro per la messa in sicurezza dell'intero edificio. Nei prossimi giorni sarà indetta un'assemblea con tutti i genitori e con la scuola per un confronto finalizzato ad affrontare insieme tutte le ipotetiche difficoltà. 250.000 euro al Comune di Sicignano degli Alburni per la digitalizzazione dell'ente. Il Dipartimento per la Transizione Digitale ha messo a finanziamento tutti e 6 i progetti presentati dall'amministrazione retta da Giacomo Orco. La digitalizzazione della pubblica amministrazione rappresenta una delle principali sfide individuate dalla strategia di ripresa delineata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ed ora l'appuntamento con In Agenda, la rubrica dedicata agli eventi. Partiamo da Sarno. Il Comune ha deciso di bandire un concorso dedicato al commissario di polizia Antonio Esposito, assassinato dalle Brigate Rosse nel 1978, per l'anno scolastico 2022-2023. Il concorso culminerà con una giornata sulla legalità che si svolgerà il 23 maggio presso il Teatro dell'Ise. I comuni di Agropoli e Trentinara hanno siglato un gemellaggio che prevede lo svolgimento di iniziative tra il 10 e il 14 febbraio con un unico comune denominatore, l'amore. Questo è il programma degli eventi ad Agropoli. L'11 febbraio alle 17 l'inaugurazione del Borgo d'Oro degli Innamorati presso gli scaloni Ennio Balbo. Alle 19.30 previsti 2 momenti musicali. In via Filippo Natella ci sarà Blue Gardenia in concerto, mentre nella piazza Madonna di Costantinopoli c'era una volta il Night. Il 12 febbraio in programma Love on Sunday, amore e musica presso piazza Madonna di Costantinopoli. Il 14 febbraio caccia al tesoro nel Borgo Antico. A Trentinara si parte il 10 febbraio dalle 10 alle 16 con Mi Amo presso la struttura sociosanitaria in Vio Manzoni. L'11 febbraio alle 17 sarà la volta di Ritratti della Memoria in Piazza dell'Amore. Si prosegue con Rete dell'Amore presso la terrazza degli Innamorati. Il 13 febbraio dalle 16 alle 21 Se Amore Non È Violento presso la Via dell'Amore. Il 14 febbraio ci sarà Divino Amore presso la Via dell'Amore. Per info contattate il 392 35 46 397 oppure il 328 96 69 912.
E torna a Palomonte il Carnevale, i cui festeggiamenti si svolgeranno nei giorni 19, 21 e 25 febbraio. L'evento da oltre 30 anni vede le famiglie di Palomonte scendere in campo per realizzare abiti sartoriali per centinaia di persone del posto che durante i festeggiamenti si vestono da figuranti e costruire scenografici carri allegorici. Sostenersi è la mostra fotografica del salernitano Mario Ciccarelli che trasforma l'unità operativa di salute mentale di Salerno in una galleria d'arte permanente. La mostra è allestita a Salerno su Corso Garibaldi fino al 30 giugno. Fino al 26 febbraio a Salerno è possibile visitare la mostra immersiva dedicata alle opere del pittore austriaco Gustav Klimt nella Chiesa dell'Addolorata nel complesso monumentale di Santa Sofia. Al Palazzo Baronale di Casalbuono è aperta al pubblico la mostra fotografica permanente Casalbuono nella storia. Ed ora a Capaccio Pestum, 100 capolavori italiani del Rinascimento, il titolo della mostra che è in esposizione fino al 15 marzo prossimo al Next, l'ex tabacchificio. La mostra propone la riproduzione dei più grandi capolavori dell'arte pittorica, da Botticelli a Caravaggio, da Giotto a Leonardo da Vinci, da Michelangelo a Raffaello. Ed è in esposizione a Capaccio Pestum la grande mostra dedicata ai dinosauri e alla preistoria per grandi, piccini, famiglie e scolaresche. L'esposizione è allestita nel centro urbano presso il parco cittadino La Collinetta. Ancora da Agropoli, dove ogni giovedì nell'aula consigliare di Filippo del Comune dalle 15 alle 18 si tengono i laboratori di peer dissemination in collaborazione con le librerie presenti sul territorio comunale. A Salerno, presso i locali parrocchiali di San Demetrio Martire in via Dalmazia, è attivo lo sportello di orientamento socio-sanitario gratuito rivolto a persone in disagio economico e sociale, aperto ogni primo e terzo lunedì del mese dalle 17 alle 18.30. Ed è tutto per questo appuntamento, disponibile su vocidalcilento.it, anche su infosalerno.it e sui social naturalmente. Vi invito ad iscrivervi al canale YouTube di Voci dal Cilento. Grazie per l'attenzione, a presto!